sfrutto il solito set da video per farvi vedere che cosa ho preso stamattina assieme ai fumetti e alla candela che mi mostrerò poi. Mi sono concessa un bubble tea che però mi sono portata a casa perché appunto l'ho preso stamattina, loro lo sigillano e quindi io in genere a volte lo prendo, lo porto a casa e poi me lo bevo per conto mio poi durante la giornata. L'ho preso in particolare al tè verde mango con le bubbles di mirtillo. Ho anche messo qua il poster di LRNZ del Lucca Comics, non so se mi convince come postazione, intanto gli ho messo anche un'altra piantina un po' più piccola, perché sta meglio in questa cameretta questa rispetto all'altra. E allora stamattina ho fatto una corsa pazzesca per andare alle poste e spedire gli ordini del weekend, visto che avevo una promo particolare, li ho fatti tutti questo weekend per poi spedirli appunto oggi che è lunedì. E già che c'ero sono andata in centro a fare un po' di compere, mancava tipo il caffè, poi ho finito tre Yankee Candle in casa, quindi mi sono sentita autorizzata a comprare una giara grande. E tra l'altro sono stata bravissima perché ho preso quella che era in offerta al 25%, quindi ho risparmiato un po' e con quei soldi risparmiati sono andata in fumetteria. Adesso comunque ci spostiamo così faccio vedere le altre due cose che ho preso per l'appunto. Dunque, la candela che ho preso è questa qua, la giara grande ovviamente di Christmas Magic, che avevo già nella giara piccola. Ha una profumazione natalizia che secondo me è perfetta per me che amo le spezie. Mi era già piaciuta tanto, forse avrei preferito comprare qualcosa di nuovo, ma era in sconto quindi ne ho approfittato visto che comunque mi piace molto come profumazione. Per quanto riguarda invece i fumetti, ho preso il 25 dell'Attacco dei Giganti che volevo prendere a Lucca, ma appunto mi sono dimenticata e poi mi sono concessa un piccolo sfizio prendendo Compagni di classe. Di Dokusei avevo visto l'anime e mi era piaciuto tanto, quindi sono curiosa di leggere il manga. Se non sbaglio, sono tre volumi in tutto. Io adesso ho preso il primo per provare. Questo è un Boys Love edito da Magic Press, è a un prezzo di 5,90 €. Mamma mia, dietro c'è il prezzo in questa etichetta un po' sbirluccicosa, mi dà fastidio alla vista, non riesco a distinguere bene i numeri, vabbè. Come suggerisce il titolo, i protagonisti sono due compagni di classe che si avvicinano in maniera abbastanza graduale diventando amici e poi qualcosa in più. Comunque tutte le volte è così, quando sono in casa e non devo fare niente o semplicemente filmare, sono sempre più soddisfatta di come mi trucco, mi piaccio, e quando invece devo uscire o non c'ho voglia o viene tutta una schifezza. Tra l'altro mentre mi stavo truccando avevo tipo truccato una parte di occhio, ho suonato il corriere. Mi ha portato delle cose per lo shop quindi non ve le faccio vedere, però mi ha fatto un sacco ridere perché si vedeva che era un po' interdetto anche lui. Bando alle ciance, voglio farvi vedere che cosa ho preso da Ikea, perché sono stata qualche giorno fa da Ikea, non sono riuscita a filmare perché ero un po' presa dagli acquisti e dall'atmosfera natalizia. Ho preso qualche cosina a tema Natale che vorrei farvi vedere. Rimango in questa postazione perché mi è più comoda, almeno riesco a farvi vedere bene tutto, il cavalletto, eccetera. La prima cosa che ho preso sono delle lucine, tra l'altro erano in questa scatolina di latta. Troppo carina, mi piace veramente tanto. Mi piacevano anche le lucine, non soltanto così semplici, ma con le stelline, ma erano già terminate. Cioè, com'è possibile che a inizio novembre siano già terminate le lucine di Natale? Vabbè, sono sconvolta. Comunque queste vorrei piazzarle sulla libreria, dopo vi faccio vedere come. Non natalizia, ma mi piaceva un sacco questa stampa, quindi ho preso un mega cuscino da mettere sul divano. È tipo simil velluto e ha questa stampa floreale che mi piace tanto sul nero perché spiccano molto i colori. Ho preso poi le decorazioni per l'albero, c'erano tante cose che volevo prendere, ma come sapete Mr. Cibi mi bacchetta sempre. Un po' fa bene perché spesso mi faccio prendere dall'entusiasmo e vorrei prendere delle cose che magari
non utilizzerei subito o di cui non ho veramente bisogno, quindi da una parte fa bene, però dall'altra torno a casa e dico cavolo, però lo volevo troppo, non dovevo starlo a sentire. Vabbè, e l'unica decorazione per l'albero che mi ha fatto comprare è questa, è una scatolina con dei funghetti in tessuto che sembrano cuciti a mano, adesso probabilmente non lo saranno perché IKEA comunque è una grande azienda, quindi immagino che siano fatti magari a macchina, però danno quell'idea perché sono tutti diversi fra di loro e non so, mi piacevano tantissimo. E poi ho preso la carta da pacchi, ho preso questi tre rotoli, uno in realtà è semplice, abbastanza bianco, quindi potrò usarlo per qualsiasi tipo di pacchetto, gli altri due invece sono su questo sfondo marroncino tipico, tipico dei pacchi, a me fa impazzire, e hanno delle stampe appunto natalizie che sembrano quasi disegnate a mano. Allora, una no perché ha dei semplici pacchetti natalizi, l'altra invece ha dei pacchetti e le decorazioni di Natale riportate, mi sembra bellissima. Tra l'altro ho preso anche il nastro, ma è rosso, molto semplice. Non sto a farvelo vedere, però quest'anno farò dei super mega bellissimi pacchi di Natale, anche se ho tipo tre persone a cui fare i regali, perché sono una persona molto sola, però basta. Siccome è avanzato un po' di pollo, ho deciso di fare le polpette, che sono tipo un salvavita per me, perché quando ho tempo le faccio, le posso mettere anche in congelatore e poi sono pronte da mettere in padella e basta. Ma quanto è bello il bollitore nuovo a casa dei miei! Adoro! Oh, quanto sei bella, hai messo su il pelo invernale, sei tutto super super morbido, la macchinetta non riesce manco a metterti a fuoco da quanto sei super bello. E vuole attenzioni, vuole attenzioni questo micino. Vedete? Ciao Charlie. Oh. Intanto guardate che pacchettino meraviglioso mi è arrivato. Questo l'ho ordinato io da una ragazza che seguo su Instagram, che è tipo bravissima. Qua vedete tutti i suoi contatti. Cioè, già il biglietto da visita è meraviglioso. Io poi ho preso degli stickers che aveva fatto per Halloween, adesso ve li faccio vedere. E ha allegato anche questa cartolina. Cioè, adoro. Li vedete doppi perché ho preso due set, uno per me e mia sorella, con i pipis e il gatto. Cioè. È tipo la Cimi. Ma quanto è patatino Cico che dorme così sulla sedia. Consultiamo qualche rivista insieme a il fedele aiutante di Mamma Natale. Siccome la Cibi mi sta odiando in queste ore, non so per quale motivo, ho deciso di riconquistarmi il suo affetto con una crocchetta. Vediamo se ci riuscirò. Cibi, vieni. Abbiamo raggiunto questo accordo. Lei sta praticamente in cima alla poltrona, osserva quello che capita tutto attorno. Io sto qua e fingo che mi voglia bene. Ogni tanto mi soffia, però va tutto bene. Sono ferma al parcheggio perché sto aspettando mia sorella e andiamo a fare colazione insieme in centro. Ieri sono andata a vedere Animali Fantastici 2 e devo dire che sono partita con aspettative abbastanza basse perché mi immaginavo che la trama non fosse un granché, visto che il primo film non mi aveva fatto impazzire da questo punto di vista, e mi immaginavo degli svarioni riguardo a personaggi e vicissitudini. Devo dire che la prima parte del film mi stava piacendo abbastanza perché ho ritrovato tutto quello che mi era piaciuto nel primo, ovvero ambientazioni fantastiche, nel 2 poi ancora di più, visto che è ambientato in parte a Londra, in parte a Parigi.
animali fantastici, anche se mi aspettavo forse qualche creatura in più, però quelle che ci sono comunque mi sono piaciute tanto. Penso che sia un bel mix di azione, momenti emotivi, piccole gag. Il cast mi è piaciuto tanto e anche i personaggi devo dire che non mi sono dispiaciuti, c'è proprio una crescita e rispetto al primo film è comunque decisamente più cupo. La storia in generale non mi ha fatto impazzire perché ho trovato tutto molto affrettato e confuso, al di là degli errori, diciamo, riguardanti il mondo della magia. Ma proprio il motivo che spinge certi personaggi ad agire in un certo modo l'ho trovato un po' forzato, non c'è un grande percorso dietro. Non sono poi convintissima del finale scioccante che ci è stato presentato perché mi ha fatto storcere molto molto il naso. Appena usciti dal cinema, tra l'altro, sono andata a vederlo col mio compagno, lui mi fa: ma alla fine non è successo nulla in questo film, che in parte è vero perché sembra un po' una preparazione a quello che verrà dopo. Da questo film il cattivo sembra molto cattivo, quasi più di Voldemort per certi versi. E la cosa che forse mi ha stupita e che ho apprezzato di più è che la malvagità sta proprio nelle parole prima che nei fatti. C'è un grande manipolatore innanzitutto attraverso le parole, attraverso i discorsi che faceva. Incitava proprio le persone ad agire in un certo modo. Al di là quindi dell'aspetto magico, è un personaggio comunque che incute timore, che è molto pericoloso. Come dicevo, ci sono dei personaggi che sono stati inseriti per richiamare il mondo di Harry Potter che noi fan amiamo e quindi ci sono delle scene inserite proprio per citare comunque la saga e ce le ho trovate proprio un modo per far impazzire, diciamo, i vecchi fan, i fan comunque della serie dei libri. Senza fare grandi spoiler, ad esempio il personaggio di Nagini, l'ho trovato un po' buttato lì, oppure la citazione ad esempio alla lezione di Arti Oscure, Nicolas Flamel, insomma riferimenti, citazioni carine, però lasciano un po' il tempo che trovano. Tanto qua abbiamo dei gattini che vogliono giocare. No, Charlie non vuole giocare, Cersei. Quindi diciamo che l'aspetto comunque esteriore mi è piaciuto abbastanza anche il ritmo della storia, non mi ha fatto impazzire la trama vera e propria e soprattutto questo voler continuare ad aggiungere qualche cosa che va in contrasto con tutto ciò che abbiamo letto e visto fino adesso. Cioè io da una parte capisco il voler inserire magari delle cose nuove per non rischiare di annoiare un fan della serie che bene o male sa tutte le dinamiche, sa tutti gli incroci, quindi non ci sono grandissimi misteri, però in realtà il mondo è talmente vasto che si poteva comunque trovare un modo di inserire qualcosa di stupefacente, di nuovo, senza andare a storpiare quello che già sappiamo comunque della storia, soprattutto per quanto riguarda personaggi molto famosi e importanti. Film piacevole, ma nulla di che. Torno adesso ad occuparmi di qualche piccolo lavoretto e poi torno a casa. Devo già salutare i miei gattini. Mi dispiace soprattutto perché la Cibi mi tiene ancora al muso, è ancora arrabbiata con me, non so per quale motivo. Però pace. Spero che questo vlog vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!